Aumentare la conoscenza del territorio e incrementare lo sviluppo di un turismo sostenibile ed esperienziale. Sono questi gli obiettivi del Festival Terre Sonore 2021, la diretta prosecuzione di Fano Jazz by the Sea e della rassegna di Jazz in Provincia, che vedono entrambi la direzione artistica di Adriano Pedini. Il progetto che mette in rete i territori per un nuovo modello di turismo è stato presentato questa mattina nell'ex chiesa del Gonfalone a Fano. Questa sinergia tra la musica e le esperienze del territorio, siano esse di natura enogastronomica, ma anche di natura dei beni storici e quant'altro, rappresenta un valore che noi crediamo possa essere utile per sviluppare questo progetto di rete delle due vallate che si sta definendo. Nello specifico, in che cosa consisterà? Consisterà nel portare nel territorio il nostro progetto musicale, il nostro progetto culturale che riguarda la musica jazz e tutta la musica popolare, creativa e contemporanea. Noi siamo sempre abituati a guardare, a proporre dei concerti di alto profilo con musicisti di livello internazionale. Non mancheranno anche musicisti a livello locale. E quindi diciamo che è la musica che noi rappresentiamo che verrà ancora di più valorizzata proprio nel territorio. L'evento prenderà il via in estate, ma la macchina organizzativa è già al lavoro. Infatti il progetto verrà presentato al Ministero dei Beni e Attività Culturali per accedere a finanziamenti messi in campo per l'anno in corso. Partirà il 1° di agosto, abbiamo già anche una data di scadenza dove arriverà, che sarà al Castello di Gradara il 29 di agosto, e in mezzo avremo tanti altri appuntamenti in tanti altri comuni e luoghi storici del territorio.